Lo scorso 7 novembre si sono svolti a Rimini due incontri fondamentali che hanno coinvolto gli imprenditori sociali della rete 14 luglio. La rete nazionale che riunisce intorno a sé consorzi e cooperative provenienti da 7 regioni diverse, tutte impegnate nel settore dell'igiene ambientale. Due momenti di confronto importanti collegati fra loro da un solo binomio, le parole rifiuti e sociale. Il primo incontro sull'impatto sociale che hanno le cooperative sui territori si è svolto nella mattinata in via Portogallo presso la sede della cooperativa sociale La Formica. Il secondo, sul riutilizzo dei rifiuti e l'economia circolare, si è svolto presso lo stand di Legambiente nella fiera Ecomondo. Giorgio, ci troviamo qui allo stand di Legambiente, stiamo in attesa di un convegno importante sul riuso dei rifiuti. Questa mattina presso la sede della cooperativa La Formica c'è stata però un'assemblea importante dell'associazione Rete 14 luglio. Avete discusso di un lavoro importante, una seconda edizione della ricerca sull'impatto sociale delle cooperative sociali. Spiegaci com'è nata l'idea e soprattutto come si evolverà questa ricerca. C'era bisogno per noi di trovare un progetto comune che avesse un'idea strategica di sviluppo della cooperazione sociale di tipo B, specialmente nel campo dell'igiene urbana, un po' per raggiungere due obiettivi: da una parte riuscire a valutare l'impatto sociale del nostro lavoro, mettendolo in relazione con quello che si aspettano le comunità dove siamo e il reale lavoro che facciamo. E il secondo aspetto di tipo strategico era invece capire proprio quale tipo di sviluppo dare al nostro lavoro per rispondere meglio a quelle che sono le esigenze territoriali. Ma guarda, abbiamo discusso sostanzialmente della possibilità di fare alcuni passi in avanti rispetto a questo lavoro, che è un lavoro estremamente complesso, ma crediamo di grande valore, che è quello di poter misurare in modo un po' più scientifico quello che è il reale impatto prodotto dal sistema della cooperazione sociale e in particolare la cooperazione sociale impegnata nei servizi ambientali. Allora, il lavoro è complicato perché lo vogliamo partire da alcune banche dati anche di carattere nazionale, ma centrate sul livello dei comuni. Dopodiché vorremmo anche trovare degli indicatori locali, metterli in relazione tra di loro e fare una ricerca anche sul benessere interno dei lavoratori delle cooperative. Intrecciando questi tre aspetti vorremmo ottenere un paio di indicatori finali, di indici che potessero misurare in un qualche modo questo lavoro piuttosto complesso. Per i tempi ci siamo dati un anno di lavoro davanti, anche perché ne abbiamo già fatto l'anno passato, abbiamo già fatto una prima prova di cui questo è un miglioramento, però lo intendiamo come un lavoro dinamico, cioè comincia quest'anno, riprende un lavoro passato e probabilmente l'idea sarà di svilupparlo e migliorarlo negli anni a venire. Giovanni, oggi qui presso lo stand di Legambiente si parla del riuso dei rifiuti. Questa mattina nella sede della Formica la rete 14 luglio si è riunita invece sul tema impatto sociale. Che legame c'è fra queste due cose? Da una parte l'impatto sociale è quello che misura la capacità che sa di realizzare gli obiettivi della nostra missione e tutto il resto delle cose che si fanno, purché stiano dentro a quei principi e a quei valori, ben vengano. E quindi l'economia circolare per noi è una sfida attuale, insomma. Sai qual è l'aspetto più importante del lavoro di ricerca varato oggi? È che le cooperative vengano considerate come clienti e basta. Noi come rete si sta costruendo una massa critica competente che vuole sfidare anche la costruzione di nuovi modelli con una validità scientifica importante, e questo è un cambiamento proprio significativo. Oggi pomeriggio invece qui allo stand di Legambiente ci sarà un tuo intervento sul riuso dei rifiuti. Di che cosa parlerai? Come si svolgerà oggi l'incontro?
Ma guarda, oggi sarà un incontro immagino molto interessante, ci sono persone estremamente preparate, abbiamo lavorato alla costruzione di questo incontro, l'idea è quella di individuare nuove opportunità di occupazionali, in particolare per soggetti svantaggiati. Crediamo che la preparazione al riutilizzo dei rifiuti possa essere una nuova frontiera e quindi in maniera, come dire, non corporativa, senza alcuna rivendicazione, però vorremmo proprio che questo ambito fosse in qualche modo una priorità per le cooperative sociali. Non esistono lavori ad alta intensità di manodopera, soprattutto in questi ultimi anni, sui quali poter cimentare e sperimentare i nostri percorsi di inclusione. Quindi questa ci sembra veramente una grande opportunità. Per farlo c'è bisogno della collaborazione, della condivisione da parte di tutti i soggetti, di tutti gli attori, e quindi le multi-utility, e quindi il Ministero, e quindi le istituzioni, e quindi i cittadini. Dico sempre, l'esperienza della cooperazione sociale non può esistere se non è legittimata dal resto degli attori della società. Dunque, ci troviamo qui con Sandro Polci allo stand di Legambiente. Oggi un convegno, un momento di riflessione importante sul riuso dei rifiuti, dove sono state invitate anche le cooperative sociali che per prime, diciamo, come tanti altri soggetti, lavorano in questo settore. Parlare di end of waste, cioè la fine dei rifiuti, è fondamentale, ma per favorire tale fine occorre prepararlo al meglio. Come? Innanzitutto facendo in modo che il rifiuto non diventi tale e avendo l'intelligenza della selezione e della qualità che inizialmente può essere fatta, con un'azione di preparazione al riutilizzo. Che cosa significa? Che molte microprofessionalità che sono orientate soprattutto di giovani, di persone che si avvicinano al lavoro, di persone che hanno la necessità di trovare un lavoro anche se non sempre normodotate, possono fare la differenza. C'è anche un'intelligenza del problema che permette di sviluppare tutto ciò non solo in sistema cooperativo episodico, ma in una rete molto forte che ha follow up, benefici di carattere ambientale evidente, ma anche e soprattutto sociale e anche e soprattutto economico, perché coloro che non riescono a trovare un lavoro adeguato alle proprie competenze o comunque a trovare lavoro diventano un costo per la società. Dobbiamo avere un approccio olistico e non un approccio puramente economico. Se abbiamo un approccio olistico, cioè generale, che considera tutte le variabili, ci accorgiamo come questo nesso tra recupero, creatività, invenzione e microprofessionalità orientate può fare la differenza e il benessere economico del nostro paese. Per una cooperativa sociale quanto è importante parlare di impatto sociale alla luce anche dei fatti purtroppo che negativi che hanno coinvolto le cooperative? No, è molto importante, vabbè. La prima cosa che viene in mente è, diciamo, un impatto comunicativo, ma non è tanto questo. Secondo me si tratta di consolidare dei modelli di solidarietà vera fra cittadini all'interno del mondo del lavoro che possano contaminare, diciamo, in maniera positiva tutto l'ambiente. Questo è il vero valore aggiunto. Dopo la comunicazione, come avete visto, la fanno in tanti ed è manipolabile. I valori invece e il modo di fare le cose, no. Sulla rete 14 luglio, questo appunto è un altro appuntamento a cui siete chiamati a parlare, è un gruppo che è nato da qualche anno ma che si sta consolidando sempre di più, come sta andando avanti questo percorso? Ma guarda, questo sì, dici bene, noi siamo nati proprio per quegli anni squalificati dalle vicende romane. E quindi abbiamo sentito e avvertito il bisogno di ridare dignità al nostro lavoro e al nostro impegno, perché non può essere un'esperienza negativa a gettare fango sul valore di ciò che si esprime. E quindi abbiamo iniziato con quel sentimento e intorno a quel sentimento abbiamo provato a concentrarci su alcuni orizzonti possibili e alla realizzazione di alcuni progetti collettivi. La valutazione di impatto ne è un esempio, ma anche alcune ricerche che abbiamo fatto su qual è la presenza di cooperative sociali in Italia che si occupano di raccolte differenziate, in che modo, dove, come sono distribuite e altri lavori legati invece alle modalità di affidamento degli appalti. Quindi si ragiona molto su temi che possano in qualche modo
sviluppare l'esperienza che noi continuiamo a ritenere essere un'esperienza forse la più nobile in termini di impresa, proprio per il valore sociale, oltre che economico e occupazionale, che riesce a produrre.